Le sfide tra Schio e Lemura degli ultimi anni, ricordiamo anche una finale scudetto e finale di Coppa Italia, ci avevano abituato a match appassionanti e in un paio di occasioni Lucca l'aveva anche spuntata. Di solito, anche se non sempre, la squadra di Diamanti riusciva a creare qualche problema alle fortissime vicentine pluricampionesse d'Italia. Stavolta è andata in modo diverso, come del resto già era successo nel match di andata. Allora Schio rifilò 30 punti al Gesam, che stavolta, vedi, 92-59, sono diventati 33. Poca differenza, direte voi, per un gap tecnico parso nettissimo. E non se ne può fare più di tanto una colpa alla squadra lucchese, che prendere o lasciare è questa. Una realtà profondamente mutata rispetto alle ultime stagioni, che si è evidenziata in modo lampante sul parquet del Pala Campagnola. Partita aperta, si fa per dire, solo nel primo quarto, che Schio ha chiuso avanti 24-21, ma è stata solo una pia illusione, poiché da lì in avanti Matti e compagne hanno inesorabilmente preso il largo. Sul piano individuale, da salvare le prestazioni di Pedersen e Reggiani, mentre è da rivedere la play Perini al debutto in maglia biancorossa. Insomma, un avversario troppo forte e anche in giornata di vena. Ora il Gesam Gas Lemura cercherà riscatto domenica prossima nella gara interna, la prima del 2015 al Pala Tagliate, contro l'Azzurro Orvieto. Ecco, quello è un avversario abbordabile, come si dice, alla portata. Una partita da vincere per difendere la posizione tra le prime otto, attualmente Lucca è settima, e la possibilità di accedere, anche in questa stagione così altalenante, alla pur scudetto, evitando pericolose complicazioni.